Gianni Colaccione dell'undicesimo congresso di Radicali Italiani qui all'Hotel Ergife. Siamo in compagnia di Anna Rita Di Giorgio, militante, attivissima, la conosciamo soprattutto sul cosiddetto, ormai possiamo chiamare così, Casa Radicale, l'online. Attivissima, ci dà delle perle di saggezza, ci decodifica e ci decripta dei messaggi a volte incomprensibili per i più. È stata presente sì, dall'inizio del congresso. Le chiediamo ovviamente di decriptarci qualcosa che magari forse non abbiamo ben capito, o l'impressione generale, un po' di come stanno andando le cose e come pensa che finiranno, ovviamente anche le cariche elettive che verranno adesso elette fra breve. Guarda, non si è capito niente in realtà, decodificare in questo congresso no, ma perché penso che ci sia ben poco da decodificare, molto moscio, e diciamo che si è risvegliato con gli interventi degli iscritti tra ieri e oggi, perché poi altri tipi di interventi di peso non ce ne sono stati. Senza Bordin è difficile comprendere quelli di Pannella, per cui cioè, capiamo le cose che aveva già detto precedentemente nelle conversazioni, però per il resto è ben poco. Tutti parlano di questi interventi di Turco e Viale, sinceramente non so neanche quanto era la sede opportuna questa, anche perché sono rimasti un po' lì e si doveva andare a vedere i conti, le cose. Trovo che manchi la politica, la proposta, vedo tutti un po' smorti, ecco, per fortuna è arrivata Paola Cossu a riprenderci un po', ci siamo dati un po' di adrenalina tutti quanti, perché insomma il congresso delle elezioni, io non ho visto un personaggio politico invitato di rilievo, è venuto oggi Paolo Martino, Antonio Martino, che comunque non è che mi sembra... Dovevamo intervistare, ha detto che veniva ed è scomparso. E l'ha rubato Franco Levi, si è stato 10 minuti a spiegargli la sua emozione sulla trivoluzione, quindi insomma ha fatto prima lui. E, per cui sì, è venuto Antonio Martino, è venuto chi altro? Bonelli, io da Tarantina, Dio ci scampi da Bonelli, ecco Giachetti che tra l'altro ci è venuto da solo, da iscritto. E so che neanche era stato invitato, hai visto questa così mi hanno detto, quindi ci è venuto proprio perché è radicale vero Giachetti, e poi si vedeva insomma la sua presenza proprio da uomo. C'è stato qualche imbarazzo per questa cosa secondo te? No, non credo, perché lui era veramente... No, imbarazzo nel senso che perché non l'hanno invitato? No, non credo, ci è venuto da solo, non c'è bisogno, no? Quando uno è davvero militante. Tranne quando magari fa un digiuno per una cosa, per cui invece un altro deputato radicale lo fa per una cosa opposta, e poi dopo esce fuori che però lui è doppia tessera. Perché è del PD, è doppia tessera radicale. Ho capito, ma qualcuno ha mai chiesto qual è la posizione dei radicali sullo sciopero di Maurizio Turco? O di Giachetti o di Rita o di tutti gli altri? Posizioni personali, come sappiamo noi di Radicali Italiani non possiamo dire A su quello che fanno i parlamentari, per cui ognuno ha la sua posizione e noi qua stiamo a parlare di tutt'altro, perché non possiamo intervenire assolutamente sulle loro scelte, su chi sono, su quello che fanno, sui loro voti, quindi insomma sono completamente liberi. Io ho sentito a Radio Radicale le interviste di uno e dell'altro, sinceramente sul piano proprio comunicativo ho detto vabbè, Giachetti Turco 1-0, perché comunque insomma la sua posizione è pienamente condivisibile. C'è Emma che dice non ci presentiamo, come quello che ho sentito anche in direzione l'ha detto ieri, io non c'ho nessuna voglia perché non c'è la legge elettorale, non sappiamo come si vota, non ci sono le condizioni, quindi come le facciamo? Cioè, o diciamo vabbè, ha ragione Maurizio Turco, non si cambia la legge elettorale, però a parte che è una raccomandazione, quindi di quello dovremmo parlarne, e allora non ci presentiamo, sentiamo alle elezioni, non facciamo niente, però mi chiedo che cosa stiamo a fare qua. Però ripeto, fino a che le condizioni sono queste, Radicali Italiani, noi non possiamo esprimerci su questo. Ti ripeto, gli ospiti secondo me non ci sono stati. Da Tarantina ti dico che Bonelli non sono per niente favorevoli a questo accordo che hanno fatto a Roma, neanche per il referendum, a parte che si è visto il risultato del referendum e tu ti vai
a buttare insomma nelle braccia di Bonelli, sperando chissà quale mano insomma sta più disastrato di noi. Ecco, abbiamo st'amore di andare con gli sfigati, più sfigati di noi, ma poi anche politicamente, cioè le cose che dice anche su Ilva Bonelli, Dio ce ne scampi, uno che andava con i manifesti clinici che ti venisse un tumore a fare manifestazioni, quindi penso che non abbiamo niente a condividere politicamente. Le uniche cose buone che dice sono quelle che copia la Zamparutti, e non si è mai degnato di dire queste sopposizioni dei radicali. Quindi a Taranto viene a fare un po' il... no, penso che non è assolutamente un'alleanza positiva quella, e invece ritengo che bisognava insistere col PD. Certo c'è questa cosa che ha detto Maurizio Turco, che arriva sempre alla ciccia poi della questione, che ci devono 300.000 euro l'ultima tranche, che sicuramente non ce la daranno, ha detto Maurizio, ricorreremo alle sedi opportune. Però anche lì non sarei titolata a parlarne, però credo che è uno sforzo. Ci vuole un titolo per parlarne? Sì, perché noi radicali, che quelli sono liberi, che c'entriamo noi? Anche noi siamo liberi. Ma che noi possiamo dire ai parlamentari... Ok, no, esprimere un'opinione sì, però. Ah beh, certo, esprimere un'opinione, ma vale quello che niente. Dei militanti, secondo me sarebbe importante. Sì, dei militanti, però che appunto... leggono chi? Leggono le cariche elettive. Comunque questo, io credo che la nostra posizione sia nel PD, andava, insomma bisogna insistere su quello, se l'intento è sempre un nominale maggioritario e tutto il resto, credo che alla fine l'esperienza è stata positiva, non è vero che abbiamo perso il marchio dei radicali, perché comunque erano parlamentari del PD eletti nel PD, ma erano comunque radicali. E c'era la differenza tra Giachetti e Rita Bernardini, o tra Giachetti e Maurizio Turco, per quanto Giachetti secondo me è un radicale doc davvero, però il marchio insomma l'hanno conservato. E ti dico, da critica anche del PD, nel PD ci sono delle persone eccezionali, esperienze davvero insomma che secondo me sono molto simili alle nostre, bisogna insistere su quello. Nel congresso non si è parlato di niente di tutto ciò, e negli ultimi interventi ora sta venendo fuori qualcosa anche sulle, come mi chiedevi tu, le candidature della segreteria. Ho visto brutte cose, brutti capannelli, un'aria che dal primo giorno appena sono arrivata ho visto certe facce triste che stavano là a fa combutta, a spartirsi chissà che cosa, poi perché come ti dicevo, non potendo poi radicali italiani influire su niente, non capisco perché stanno da 4 giorni là chiusi a fare capannelli nei corridoi, e pizzini e roba varia. Esercizi di stile. Ma sì, ma poi non c'è la politica, cioè non è che poi loro hanno fatto, ci sono proposte politiche alternative. L'unica che hanno scritto sul fondale è amnistia, nessuno in questo congresso ha parlato di amnistia, nessuno, pochi interventi. E ora nella mozione ci ritroveremo, nella mozione generale ci ritroveremo di nuovo amnistia, cioè questo significa anche non ascoltare il congresso, perché ci sono delle cose che ti vengono dette, interventi che appunto rimarcavano, c'era tanti, perché gli unici di politica che ho sentito e alleanze, tutti erano con Renzi, quelli che ne hanno parlato, e anche su questa storia di Sabonino Pannella, radicali italiani, però nella mozione si ritorna a parlare di amnistia, non rendendosi conto che il congresso di tutto ha parlato tranne che dell'amnistia, figuriamoci gli Stati Uniti d'Europa subito. Annalita, parliamo di Annalita, cioè parliamo di cose serie. Vabbè, sta scherzando. Parliamo di Annalita. Io, siccome ti scruto un po' sul web, sull'online, mi pare di aver intuito, e ti chiedo a te, che insomma tu in qualche modo lì a Taranto, dove risiedi, nella zona, sei in qualche modo coinvolta in qualcosa del PD o qualcosa di limitrofo. Ecco, ci spieghi che, se possiamo dire, abbiamo una donna radicale nel PD o qualcosa del genere? Sì, sono iscritta al PD e sono membro della commissione di garanzia, quindi comunque faccio la radicale nel PD, rompo le scatole. E, è una scelta voluta, e infatti ho smesso di essere iscritta a Radicali Italiani.
perché loro non lo permettono e siccome non voglio fare la giacchetti della situazione, con tutto il rispetto, cioè loro hanno ragione, però io insomma non mi va finché non c'è una battaglia politica. All'inizio l'avevamo fatta quando è nato il PD come radicali e denunciando le doppie tessere, però poi appunto una volta avuti i parlamentari si è interrotta questa campagna. E, però sì, io appunto credo che la soluzione sia quella, anche perché se devo stare a guardare quello che fanno i radicali a livello locale nelle associazioni, io mi ritrovo che, per dirsi, ogni volta da me viene Bolognetti e decide lui la politica, che cosa bisogna fare, parla lui, c'ha gli interlocutori, mai che avesse fatto una telefonata ai radicali di Taranto per dire che cosa ne pensate, oppure vengo a Taranto, vediamoci, ho intervisto quelli e mai che abbia intervistato i radicali locali. È andato persino in carcere con Rita Bernardini, c'è andato lui che è il presidente dei radicali lucani, quindi lui e la moglie tra l'altro sono i radicali lucani, quindi non capisco perché deve venire poi a Taranto a mettere il cappello. Che senso lui e la moglie sono i radicali lucani? Vabbè, mi risulta che sono loro due gli iscritti, lui è presidente e la moglie è vicepresidente, qualcosa del genere. Poi per carità succede un po' ovunque, non è che voglio dire che sono Bolognetti, però non capisco perché questa cosa dice, cioè lui c'è, cioè Pannella che se ne è innamorato, ora avrà anche risultati politici, però non crea militanza, cioè uno vede lui e si allontana, perché non ci si comporta così da compagni. Tu vieni dalla Lucania, vieni a Taranto, non chiami nessuno di quelli che stanno lì. La Lucania, scusa, io sono ignorante, come una zappa, sarebbe la Basilicata. Sì, però insomma, sì, vabbè, radicali Basilicata, è così. Dove fanno l'amaro, insomma. Bravo, esatto, posto bellissimo tra l'altro. E quindi sì, cioè diciamo che non è bello, perché non mi va di dire altro, anche lì è libero di fare chi vuole, Rita Bernardini è libera di andare in carcere con chi gli pare, non possiamo dire niente, però un po' di sfiducia c'è, se insomma siamo niente, non dico che devi fare insomma, almeno una telefonata per dire voi che cosa ne pensate di tutto questo, e invece abbiamo una farfalla. Quindi sì, e invece ora sembra che Bolognetti è il salvatore di Taranto, ecco, ci si mettessero lui e Bonelli, in bocca al lupo, buona fortuna, salvateci voi. No, sono cose spiacevoli, quindi penso che aveva ragione anche Paola Cossu nel dire che è un fallimento questa segreteria uscente, 3 anni in cui abbiamo fallito, perché secondo me non ci sono state battaglie politiche portate avanti, insomma, che hanno avuto successo, ma anche perché anche le associazioni locali, i militanti, insomma, sono tutti un po' arrabbiati, perché non si può condurre comunque un movimento politico in questa maniera. Voglio dire una cosa, Roger Abramanel, fantastico stamattina, è stato l'unico in 4 giorni di congresso a fare proposte, e come ha detto lui queste sono proposte radicali. In 4 giorni non è stata fatta una, è arrivato lui stamattina, che non è un radicale, a ricordarci, perché poi niente di nuovo, a ricordarci quali sono le proposte radicali. E ha iniziato il suo intervento dicendo: le vostre battaglie sui diritti civili non possono essere portate avanti se prima non c'è libertà economica, che è un po' il contrario di quello che dice Marco Pannella, no? Perché lui poi la butta tutto sull'amnistia, cioè prima l'amnistia e poi tutto il resto. Ecco, secondo me noi siamo quelli che dobbiamo portare avanti quelle battaglie anche per la libertà economica, prima di tutto, tra l'altro, e non capisco perché ci devono essere poi movimenti nuovi che nascono, che devono coprire quello spazio che è nostro. Cioè ieri parlavamo appunto di fermare il declino, ma questi nascono ora con temi nostri, la maggior parte di loro sono iscritti radicali, anche dirigenti radicali, che però lì hanno trovato lo spazio, ma anche le risorse, cioè ormai hanno 40.000 iscritti, voglio dire, un movimento grosso che si presenterà alle elezioni, che parla di... E noi ci lasciamo scoprire, non ti parlo, cioè chi parla di Grillo, ma perché pensano più, si sentono più vicini a quelli. Abbiamo tanti fronti che lasciamo scoperti, perché ci abbiamo scritto là dietro Amnistia Stati Uniti d'Europa, ma ti ripeto, nessuno qua in questo congresso è stato là a parlare di Amnistia Stati Uniti d'Europa. Quindi credo che, tra l'altro, c'è la coordinatrice nazionale di Fermare il Declino, che è una radicale, Mariana Vintiadis, che è qua con noi, Fabio Pazzini, anche che è responsabile eventi nazionale, cioè persone che da noi non contano niente, vengono, fanno gli interventi, sono stati anche in direzione, li conosciamo, ma che non contano niente, che nessuno, arrivano questi qua, Giannino, li chiamano e diventano coordinatori nazionali, perché sono persone eccezionali, che sanno fare, che sanno lavorare,
E credo che, appunto, come ci ricordava Abramo, la meritocrazia, penso che noi non è un partito meritocratico. E anche la, anche scusa, la gratificazione. Un movimento partitocratico. Non lo diciamo queste cose, no, perché noi abbiamo questa cosa, nella galassia ci sta un elemento, un solo soggetto che ha questo nome, partito, ma non è un partito, per come alcuni milioni di persone conoscono questa, la semantica di questo termine. Vabbè. Guarda, a me non mi interessano tanto questi tipi di argomenti, perché penso che manchi proprio la voglia, lo spirito, la capacità di sentirci. È quello, ci sono stati tanti interventi interessanti di iscritti, voglio vedere quanto poi conteranno. No? Pongo invece questo tema sempre e spesso perché mi pongo il problema, finché ci votiamo tra di noi, ci paghiamo le tessere tra di noi, ci capiamo tra di noi, più o meno, ma molto più o meno, tutto passa. Ma se qualcuno si volesse avvicinare a questo mondo e capire come si fa per votare radicale, che dicono i radicali, sentono uno che dice una cosa, uno che dice una apposta, questo esercizio di libertà che è un esercizio di stile, spesso non di responsabilità, perché poi alla fine diventano tutti rivoli, e allora mi chiedo, ma quando è che conquisteremo convincendo un po' più di elettori? Guarda, io la soluzione, come tu ben sai, penso che è nello stile di Radio Radicale, che è ascoltata veramente da tantissima gente, forse meno che i radicali, perché poi, insomma, che gente che comunque assorbe poi l'istanza radicale, non possiamo dire che non lo è o che parlano di altro, anzi... Quindi quello è l'approccio, cioè parlare di cose radicali però ad un pubblico più vasto. Io non credo, appunto, non sono soltanto i militanti radicali, gente radicale che ascolta la radio. Quindi quello più o meno l'approccio. Uno se sente la radio vede che è tutto bello, tutto positivo, quanto sono fighi sti radicali. E quindi bisogna insistere su quello. Poi magari vieni qua al congresso, vedi le combriccole, che poi per carità comunque è positivo, perché gli altri partiti sono veramente inscalabili, quindi comunque stando in altri partiti ti dico che alla fine qua è un paradiso, cioè noi ci lamentiamo, facciamo tanto casino per un movimento che comunque è strutturato bene, ha uno statuto che è veramente bello, tutti anche non iscritti hanno la possibilità qua in congresso di venire ed essere ascoltati in diretta su Radio Radicale, di parlare con Pannella, con Emma, con chiunque, quindi veramente siamo un paradiso rispetto a tutti gli altri, veramente mi rendo conto che ci lamentiamo a volte senza renderci conto della differenza che c'è. Però lo sappiamo, altrimenti non saremmo tutti qua. È solo che più stai vicino, più stai dentro, più sei romanocentrico, sì, più sei Torre Argentina, più sì, sei cingente e vedi anche il negativo. Stando a casa, facendo politica altrove, sul territorio, insomma con istanze diverse, ascoltando la radio, invece ti rendi conto che siamo veramente una spanna sopra tutti. Per cui insomma è peccato anche sprecarci in questi giochini, queste cose così, perché veramente poi c'è l'analisi politica e le proposte, ma dove lo trovi un altro partito che ti invita, Roger Abramo? Il problema è che appunto deve arrivare lui a dirci quello che siamo, a ricordarcelo, perché poi appunto è lui che ha detto queste sono proposte radicali, ce l'ha semplicemente ricordato, è soltanto che ogni tanto ci perdiamo in altro. Io su questa cosa che dicevi ultimamente, la mia metafora diciamo rappresentativa è questa: fa più danno una goccia di inquinante in un'acqua cristallina, una vasca di acqua cristallina, che un litro di inquinante in una vasca di acqua di palude, perché quando è pulita l'acqua basta pochissimo e vedi subito. Quando è tutto paludoso, manco siete anche la differenza. Comunque sia, non solo sulle radicali, i radicali qui possono chiunque anche andare su Libri.tv. Tu conosci Libri.tv? Conosco voi, quindi basta questo. Va bene, ti invitiamo allora su Libri.tv per queste altre interviste, per le nostre trasmissioni. Ne abbiamo intervistate parecchie persone, speriamo che ci seguirai anche tu. Un buon servizio questo che state facendo, perché comunque dà la possibilità anche a chi non si è iscritto in plenaria di intervenire e, come sappiamo, insomma, di riprenderci poi nei giorni. Bravi, bravi. Grazie Anelita Di Giorgio, grazie ancora. Ciao.